I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Buonasera, buonasera a tutti. Serata di Casalotto bianco-nera, nessun riferimento sportivo, mi raccomando. Ma così è sempre un caso che noi senza metterci d'accordo ci vestiamo uguali. Allora, Vero? benvenuti e ciao Lio, buonasera a te. Ciao Clara, ben ritrovata. Buona venerdì sera a te qua in studio, buona venerdì sera Marco, soprattutto buona venerdì sera a tutti coloro che stanno seguendo la nuova diretta importante e fondamentale. Perché questa diretta vi permetterà di arrivare preparati all'estrazione di domani sera. Domani sarà la quarta estrazione del mese di febbraio, quindi proprio tra 24 ore, attenzione perché ci sarà l'estrazione del sabato sera. Di conseguenza è sempre meglio arrivare preparati all'estrazione nuova, in questo caso veramente con pochi consigli, i migliori in assoluto che io e Marco abbiamo preparato, abbiamo valutato dopo l'estrazione di ieri sera. Di conseguenza continuate a seguire la diretta perché è chiaro che andremo a valutare, vi mostreremo le nuove condizioni valide domani sera, vi mostreremo le foto dei vostri scontrini, non solo quelle legate al 90 e tanto altro in questa comoda diretta. Di conseguenza mi raccomando, rimanete con noi e chiaramente buon appetito anche a tutti gli amici, a tutte le amiche che in questo momento stanno cenando. Beati loro perché io ho già fame e intanto parlando di scontrini ancora arrivano, quindi grazie, grazie a tutti gli amici che continuano a fare complimenti a Lio e a Marco. Poi c'è ancora qualcuno che oggi non è riuscito magari a prendere un portale, l'altro. Io non so i contenuti di questa sera, ma voi rimanete lì per vedere che cosa accadrà. Comunque, come ha detto Lio, dobbiamo arrivare preparatissimi a domani sera, serata. Secondo me la sento bella, sarà proprio un'estazione super. Beh, assolutamente sì. Beh, è chiaro che queste sono state delle estrazioni un po' strane, un po' anomale, a parte quella di ieri sera che ha confermato il 90 alla ruota del Lotto di Cagliari. E noi andiamo a vedere con cosa abbiamo centrato questo 90. Beh, il 390 era lambo secco alla ruota del Lotto di Cagliari dalla condizione del terno di somma 90. Attenzione perché qua a Cagliari avevamo questo fantastico 390, beh, non è arrivato né al primo né al secondo colpo di gioco, ma è un ambo secco e noi vi diciamo sempre, mi raccomando, le informazioni vanno continuate dalle 3 alle 5 estrazioni e questo 390 ha rispettato appunto il tempo giusto di sortita. Ma andiamo a vedere anche il 7690, sempre alla ruota di Cagliari, dal Cagliari-Firenze, quindi questo è arrivato dalla condizione Cagliari-Firenze, ambo nel terno alla ruota del Lotto di Cagliari, poi ancora il 23 con il 90, sempre alla ruota del Lotto di Cagliari. Questo è anche un lotto segreto estremamente importante. C'è l'11,90 secco a tutte le ruote al secondo colpo e l'11,62 alla ruota nazionale. Anche questi sono risultati di Casalotto. Comunque, attenzione perché si sono formate delle condizioni veramente
veramente importanti per quanto riguarda il 90 e non solo. Ma ora attenzione, perché noi andiamo subito a visualizzare le condizioni del nuovo 90, del 90 per domani sera. E allora attenzione, perché abbiamo un'informazione veramente importante, semplice, alla portata di tutti voi, soprattutto un'informazione super ristretta e decisiva. Abbiamo il Bari nazionale, dove l'11,79 è una somma 90 e abbiamo la conferma di un ambo secco, quindi un ambo di due numeri, Bari nazionale. E sempre alla ruota di Bari, ma in questo caso con Firenze, Bari-Firenze, abbiamo la 13,77. Questa 13,77, attenzione, perché conferma un terno secco, e allora il primo portale di questo venerdì sera vi darà l'ambo definitivo di domani sera con il 90 e il terno definitivo sempre con il 90 di domani sera. Andiamo di là in redazione, perché sarà estremamente importante questa nuova informazione, valida per tutti voi, soprattutto alla portata di tutti voi, perché c'è solo un ambo secco e un terno secco. E allora andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, abbiamo il fantastico portale 895095, ripeto 895095, primo lancio in assoluto in questa giornata di questo portale. Attenzione, perché nella ripresa del 90 abbiamo l'ambo secco di Bari nazionale, quindi capite che la ruota nazionale è già ruota in causa per quanto riguarda il 90, è solo un ambo secco. E allora attenzione, perché vi ricordo che sui 90 numeri si formano 4.005 ambi, ne giochiamo uno ed è quello che assolutamente dovete avere per domani sera. E poi attenzione, terno secco, terno unico a Bari-Firenze, 895095, e dopo il tasto 3 voi avrete questa importantissima informazione. Non la perdete, perché l'estrazione di domani oramai è immediata, è imminente, e qua avrete veramente il meglio del 90 di domani sera. Via con le vostre chiamate. Tu sei l'ora in cammino, amica del mattino, il tempo di ogni giorno, casa a cui ritorno. Tu sei l'acqua marina, il verde di collina, la luce di ogni sera. Mio bosco, mio giardino.
Molto bene, importantissimo il 90 per domani sera, un ambo secco chiaramente è alla portata di tutti voi perché è solo un ambo, Bari nazionale, allora attenzione, valutatelo attentamente, capite che la ruota nazionale è già ruota in causa, quindi questo è l'ambo del 90 di domani sera, Terno secco, Bari e Firenze e come vedete la ruota dell'8 di Bari ora della fine ha due somme 90, di conseguenza è importante questo 90 a queste ruote anche perché il 90 in questo mese di febbraio è arrivato solo ieri sera, quindi è la prima volta in tre estrazioni e assolutamente questo deve recuperare le estrazioni che non è arrivato. E allora valutiamo attentamente un ambo secco e un terno secco perché è la miglior traccia legata al 90 per domani sera e ancora avete la possibilità tramite questo portale di avere questa informazione. Magari nel corso di questa diretta ritornerò su questo portale, Clara. Ah, ottimo, speriamo. Allora Lio, prima di fare gli auguri a questo personaggio importantissimo, io voglio fare gli auguri a una persona ancora più importante che mia mamma, che ha fatto il compleanno due giorni fa, quindi auguri, feliz compleanno a mia mammina, detta anche Mani d'Oro, ecco. E allora anch'io devo farti gli auguri, Mimma, veramente tantissimi auguri, buon compleanno, anche se in ritardo, perdona, ci siamo un po' distratti, ma gli auguri sono sempre bene accetti, augurissimi e tanti tanti complimenti. Grazie, grazie Lio, che bello, un bacio. Allora, oggi invece fa il compleanno Vasco Rossi, mitico, eccolo qua, è nato il 7 febbraio 1952, 68 anni fa, pazzesco, sembra un ragazzino ancora. Nasce a Socca, detto il Blasco, è il comandante, gli studi di pedagogia, poi la passione per il rock, i cantautori, il primo singolo nel 1977, poi la prima grande hit, Alba Chiara, vabbè che meraviglia, grande successo, poi tanti altri successi negli anni 80, la sua leggendaria Vita spericolata, poi una laurea honoris causa in scienze della comunicazione nel 2005, l'endocardite nel 2011, il ritorno per fortuna a quello spettacolare live nel 2017 con un record di 200.000 spettatori a Modena, questo l'ha fatto per i 40 anni di carriera, nel 2019 l'ultimo album per adesso, Vasco Non Stop Live, e così la leggenda continua. Quindi auguri, auguri al nostro Blasco, che ha scritto la canzone per Irene Grandi, è da sentire, molto bella, si vede che c'è l'impronta di Vasco. Beh, assolutamente un grande. Io penso una cosa, che quando uno nasce con la passione per la musica, con la musica nel sangue, ha sicuramente una carriera d'oro, una carriera brillante, ed è chiaro che comunque Vasco Rossi è stato ed è ancora il numero uno per quanto riguarda la musica italiana, perché comunque le sue canzoni sono veramente indimenticabili. Piaccia o non piaccia Vasco Rossi, però comunque lo dobbiamo ammettere che comunque ha fatto dei brani veramente bellissimi. Auguri Vasco. È vero, ma a qualcuno non piace? È chiaro che comunque non tutti i personaggi pubblici piacciono, quindi a molte persone piacciono, a molte persone non piacciono e di conseguenza l'importante è che Vasco Rossi vada avanti come ha sempre saputo andare avanti e l'importante è che ovviamente come tutti i personaggi pubblici se ne infischiano un po' delle persone a cui non piacciono. Bravo, infatti. Allora, piacciono tanto da oltre 20 anni Lio e Marco, quindi fate bene anche a seguirla, continuare a seguire appunto i consigli, perché abbiamo visto, ragazzi, è chiaro che anche noi non piacciamo a tutti e di conseguenza ci sta assolutamente, quindi per quanto riguarda il nostro lavoro, il nostro modo di fare o il nostro modo di essere, ma noi siamo comunque seri perché rispettiamo le condizioni, perché vi spieghiamo appunto le varie
informazioni, ma soprattutto vi diciamo sempre di non esagerare per quanto riguarda le puntate, e soprattutto se vi diamo dei numeri hanno cognizione di causa, quindi chi ci conosce da 20 anni sanno benissimo che nella nostra ricerca abbiamo assolutamente delle regole, abbiamo dei sistemi importanti e naturalmente noi non potremmo essere in onda in diretta da 22 anni a questa parte, prima, durante e dopo l'estrazione, se non ci fossero determinati risultati. Ma è il bello che questi risultati non è che arrivano una volta ogni tanto, una volta all'anno, spesso e volentieri anche al primo colpo di gioco riusciamo a centrare l'ambo, il terno, ma è chiaro che non arriva sempre al primo o al secondo colpo di gioco, perché sennò veramente io e Marco saremmo diabolici. Il gioco dell'otto ha le sue 3-5 estrazioni di rigore e quindi dobbiamo rispettare quindi le 3-5 estrazioni. Ma cosa succede? Che molte persone che poi ritornano con Lio e con Marco, perché magari prima hanno seguito tutti coloro che prima vi illudono e poi vi deludono promettendovi l'ambo alterno al primo colpo di gioco, da noi non capita così, perché noi vi diamo un'informazione nel nostro portale, vi diciamo appunto sempre 3-5 estrazioni. È chiaro che poi se arriva al primo colpo di gioco fa piacere assolutamente a tutti, ma lo ridico ancora, la regola non è quella del primo colpo di gioco. Quindi settimana scorsa che io sono stato a casa ammalato, ho fatto un po' di zapping e non ho i capelli, se no mi dovevo veramente mettere le mani nei capelli dalla zingara che vi prometteva il terno o addirittura la quaterna al primo colpo di gioco, a quello che dichiarava che il 22 sarebbe uscito la sera stessa, a quell'altra che aveva la sfera di cristallo e diceva che aveva l'ambo sicuro. Beh, attenzione signori, i numeri sono numeri, io e Marco ve l'abbiamo sempre detto, ci sono delle regole importanti e fondamentali, e quando arriva il primo colpo di gioco, beh, è chiaro che tutti quanti siamo felici. Gli ambi che abbiamo vinto ieri non sono ambi al primo colpo di gioco, noi l'abbiamo dichiarato, perché il 3,90 è arrivato al quinto colpo di gioco, il 76,90 di Cagliari è arrivato al terzo colpo, il 23,90 al secondo colpo, però ci sta dopo un momento, dopo un periodo che abbiamo centrato tantissimi ambi al primo colpo di gioco, per esempio il 9,18 della ruota dell'8 di Cagliari era un fantastico primo colpo di gioco, come il 9,49 alla ruota di Bari, altro splendido primo colpo di gioco, il 90,54 alla ruota dell'8 di Roma, altro primo colpo di gioco estremamente importante, l'1,90 alla ruota dell'8 di Napoli. Non vado avanti perché mi ricordo anche degli ambi importantissimi anche del mese di dicembre, ma questo appartiene oramai al passato. Noi ora dobbiamo andare avanti e attenzione all'estrazione di domani. Io con Marco abbiamo rivalutato la tris d'ambi, perché proprio tramite la tris d'ambi avevamo vinto prima il 9,18 e poi il 9,49. Attenzione perché abbiamo tre ambi secchi estremamente importanti, validi per tutti coloro che domani sera vorranno avere veramente una super ristretta. E allora seguitemi, andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, ho la possibilità in questa diretta del venerdì sera di parlare di questo fantastico portale 892277, dove troverete la tris d'ambi. Tutti la vogliono, attenzione perché abbiamo lo splendido ambo con il numeretto 9, un ambo secco di due numeri importantissimo, e attenzione perché il 9 diventa importantissimo per domani sera e per martedì sera. Beh, c'è un solo ambo secco, ricordo che sui 90 numeri si formano ben 4.005 ambi, ne abbiamo uno con il 9, quindi valutatelo attentamente. Ambo
ambo di figura 9 sarà un bellissimo ambo secco. Tra le altre cose, questo è un vertibile, quindi attenzione, perché i vertibili di figura 9 sono attesissimi. E poi abbiamo l'ambo con il numeretto 1, un solo ambo secco, e allora fate vostra la tris d'ambi, perché l'89-22-77 in questo venerdì sera vi darà unicamente e solamente i migliori 3 ambi secchi per domani sera. Via con le vostre chiamate, tris d'ambi all'89-22-77. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento, perché qua mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Molto ma molto bene, ringrazio le tantissime amiche che hanno ascoltato questo fantastico portale con la tris d'ambi, quindi sono solo 3 ambi secchi, i migliori in assoluto, che assolutamente ci devono portare all'estrazione di domani sera. Quindi avete ancora la possibilità di avere questa traccia, questa informazione, valutateli attentamente, sono 3 ambi i migliori in assoluto, e un po' sono gli ambi del sabato sera. Ottimo, allora continuiamo in questo venerdì sera, andiamo avanti con una notizia, questa è un po' di mistero, la rubrica Incubi e Misteri. C'è questa donna, Jeanne Hillard, aveva 19 anni quando il 20 dicembre 1980 nel Minnesota, a causa di un guasto alla macchina, percorse a piedi la lunga strada per raggiungere un amico. Attenzione, la temperatura era meno 22, una roba assurda. Accasciatasi davanti alla porta dell'amico a luna di notte, fu trovata 6 ore dopo completamente congelata, ovviamente, no? Portata all'ospedale, il suo corpo era duro come il marmo e ghiacciato. I medici pensavano fosse già morta, e anche se si fosse svegliata avrebbero dovuto amputare come minimo braccia e gambe, no? Quando ormai non c'era speranza, improvvisamente lei si mosse, aprì gli occhi e chiese dell'acqua. Nessuno riusciva a credere a quello che stava accadendo, era praticamente resuscitata.
Tre giorni dopo poteva muovere le gambe e dopo 6 settimane lasciò l'ospedale in perfetta salute e senza danni cerebrali, anche questo è importante. Il caso di questa ragazza è tuttora senza spiegazione, lei dice che a salvarla fu un intero esercito di angeli custodi. Ma è strano, un caso da studiare, perché dai, non è possibile, no, io non ci credo. Assolutamente sì, non è tanto possibile. Comunque è chiaro che noi siamo fatti tutti in modo diverso. Molto probabilmente il suo fisico, il suo corpo avrà reagito così bene a questa ipotermia, di conseguenza è andata così, ma assolutamente dobbiamo dire che è stata una donna estremamente fortunata, perché la vista veramente molto brutta, però comunque questa determinata situazione ha avuto un epilogo sicuramente positivo. Non è la fortuna di tutti, perché spesso e volentieri si sente che alle volte ci sono dei dispersi nella neve e di conseguenza non ce la fanno, e quindi secondo me la sua fortuna è proprio quella dovuta ha una caratteristica magari particolare o speciale del suo fisico e del suo corpo. Infatti sì, infatti il 99% non ce la fa in quei casi, no? Anche quelli che purtroppo si disperdono in montagna, così, nonostante i vestiti adeguati e tutto quello che vuoi, la maggior parte purtroppo non ce la fa, quindi non lo so, mi sembra troppo strano. Assolutamente, poi è chiaro che comunque ci piace, siamo affascinati nel dire, nel sentire, ma sono stati questi angeli custodi, ma è stato questo, ma è stato quell'altro, è bello credere a queste cose, e ci sta che comunque ogni persona può credere in quello che in realtà vuole, però è chiaro che se lei fosse stata un soggetto già debole, già magari con delle difese immunitarie basse, sicuramente non ce l'avrebbe fatta, e di conseguenza io penso che dipende da tante cose, dipende da tanti fattori. Estremamente fortunata. Penso io con 10 gradi sto già male, quindi figurati una roba del genere. Io e te che soffriamo il freddo lo sappiamo bene, appunto, come siamo messi, di conseguenza. Non dureremo proprio neanche, credo, 5 minuti, infatti. Meno 22, ma dai, ma sono pazzi, vabbè. Sì. Vabbè, comunque meglio per lei, ma adesso infatti andiamo avanti perché dopo abbiamo la pubblicità, quindi vuoi approfittare di questi minuti? Sì, assolutamente sì. Allora io vi spiego qua da Casolotto cosa avrete la possibilità di avere, cosa avrete la possibilità di trovare nel portale che finisce con 5 e con 895. Attenzione, perché il 90 diventa il numero più atteso. Domani sera avremo un ambo secco alla ruota di Bari, alla ruota nazionale, dalla comoda somma 90 11 79. Attenzione, perché abbiamo un ambo di due numeri, quindi ripeto, ribadisco, è solo un ambo secco importantissimo. Bari Firenze, vedete che la ruota dell'otto di Bari è la super protagonista, un terno secco. E allora, signori, attenzione, perché è un contenuto importantissimo per l'estrazione di domani sera, un ambo e un terno secco. E allora andiamo di là in redazione, perché il portale sarà a vostra completa disposizione. Seguitemi, grazie. Nella ripresa del 90 per domani sera, io e Marco vi presentiamo l'ambo secco di Bari Nazionale, un ambo importantissimo, quindi è un ambo pieno, quindi non ci sarà nessun abbinamento per terno, due numeri di chiaro e due numeri saranno terno secco alla ruota di Bari Firenze, un terno di tre numeri. E allora il 90 vuole questo terno e voi avete la possibilità all'895-095 di avere unicamente un ambo e un terno per domani sera. E allora io vi lascio proprio 30 secondi per entrare in questo portale, il tempo utile e necessario per ascoltare il 90 del sabato sera. Via con le vostre chiamate. Che bello è parlare al mattino con te, è bello ogni giorno di più, bambolino dagli occhi blu. Che fuoco è
la luce che illumina te e splende ogni giorno di più, bambolina dagli occhi blu. Il nome tuo, oh no, io non dirò, così segreto per sempre sarà. Noi continuiamo a chiacchierare, ma lo faremo dopo la pubblicità, quindi rimanete con noi e Casalotto continua. Tornati insieme per gli ultimi 10 minuti di Casalotto e attenzione, perché domani sera dobbiamo arrivare veramente super preparati a questa quarta estrazione, vero? È la quarta già, yes, di questo mese. Wow, mi piace. Assolutamente sì, super preparati per l'estrazione di domani sera. Già questo pomeriggio abbiamo parlato un attimino di Lotto Segreto. Beh, devo dire che comunque molte persone hanno ascoltato questa informazione storica, perché è l'informazione del Palermo Roma, quindi un'informazione che conoscete da 22 anni a questa parte. Quindi ieri, terza estrazione del mese, voi sapete che è un appuntamento fisso. Dopo ogni terza estrazione del mese c'è la possibilità di avere l'ambo del profumo, il l'ambo storico e il terno corrispondente, e questo accade, attenzione, mese dopo mese. Il mese scorso ricorderete che con questo Palermo Roma si era centrato il 46-64, si era centrato il 68 due volte e il 68-28. Ma attenzione, perché l'otto segreto il mese scorso aveva portato anche il 9-18, ambo prima alla ruota dell'otto di Cagliari, poi sempre il 9-18 era arrivato alla ruota di Milano. Attenzione, perché 9-68 alla ruota dell'otto di Bari, questo è stato un altro risultato importante di lotto segreto. E poi ancora ieri sera alla ruota dell'otto di Cagliari il 23 con il 90, ambo nel terno. E allora, signori, attenzione, perché in questo prossimo portale voi avrete la possibilità innanzitutto di avere, di ascoltare unicamente tutto e solo su lotto segreto, con due ambi secchi, due ambi vertibili segreti. Avrete, attenzione, il Palermo Roma, e questo Palermo Roma è quello vero e quello originale. E per concludere avrete l'abbinamento segreto del 990. Quindi in una chiamata tutti coloro che vorranno questa informazione la potranno avere, sempre e solo tramite questo portale. E allora io vado in redazione, seguitemi, perché in questo dopo Casalotto lotto segreto avrà questo unico lancio. E allora andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, attenzione, perché io vi preparo ora al contenuto di questo prossimo portale, e appena apparirà il numero voi già potrete chiamare. Avrete tutto e solo con lotto segreto i due vertibili segreti, saranno solo due ambi, attenzione al Bari Venezia. L'abbinamento segreto del 990, un abbinamento estremamente importante. E poi attenzione, vediamo il Palermo Roma, perché centinaia di persone, di amiche, attendono il Palermo Roma del mese di febbraio con ambo del profumo, ambo storico, eterno corrispondente. E allora ora vediamo il numero del portale, 89 34 94 94. Dopo il tasto 3 da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari avrete questa informazione splendida. Valutate questo
contenuto importante tramite questo portale solo se credete in lotto segreto, solo se avete questa voglia importante di avere questo straordinario aggiornamento. Via con le vostre chiamate. Lo sapete che quando avrete ascoltato l'ambo alterno che vi interessa potrete chiudere la chiamata, così facendo già avrete risparmiato. 89 34 94 94 tasto 3, da rete fissa e dai cellulari. Vediamo se questo numero ti piace. 81, che nella smorfia napoletana è associato ai fiori. Bellissimo, perché l'81 appartiene anche all'otto segreto e proprio c'è un'informazione con l'81 e quindi è arrivato, è cascato proprio come una pera matura. Ah, ecco, a fagiolo proprio. Ecco qua che bello. Allora, solitamente rappresenta qualcosa di positivo, visti nell'ottica di elemento di congiunzione tra due persone. I fiori infatti sono il mezzo attraverso il quale le persone esprimono sentimenti positivi di gratitudine, rispetto e amore. Ecco allora che questo numero ha una valenza ottimistica e positiva, perché rappresenta l'anello di congiunzione tra due mondi a volte differenti, e a noi piace perché, come ha detto Lio, è nel nostro lotto segreto. Beh, assolutamente sì. Poi l'81 con il 18 è un ambo vertibile di figura 9, attesissimo, ma anche l'81 21 51 il suo simmetrico, beh, diventa un bellissimo terno, e quindi molte persone sanno bene che questo 81 appartiene comunque all'otto segreto. E allora, Clara, io ora ritorno in redazione perché abbiamo le ultime linee per questo venerdì sera, poi la diretta sarà terminata, per quanto riguarda l'inconfondibile Tris Dambi di Lio e di Marco. Seguitemi, grazie. Molto bene, ecco che abbiamo l'ultima possibilità per questo venerdì sera. Tris Dambi con ambo col numeretto 9, un ambo secco, un ambo di due numeri, ambo di figura 9, un ambo importantissimo, attenzione perché questo ambo può arrivare anche su due ruote, e l'ambo con l'1. Quindi l'89 22 77 vi darà per domani sera solo la Tris Dambi che tutti vogliono, e allora entrate per ascoltare questa informazione definitiva. Every time a girl
volata questa puntata, anche noi voleremo verso i lidi di Sanremo per vedere questa puntata, ma ci vediamo domani mattina alle 9.50 così chiacchieriamo ancora. Un bacio a tutti, buona serata. Assolutamente sì, Clara, noi adesso voleremo verso una calda cena perché ci sembra giusto. Ci vediamo quindi domattina alle ore 9.50 con la prima diretta del sabato mattina. Voi intanto potete sempre chiamare i nostri portali perché saranno sempre aggiornati per l'estrazione di domani sera. E allora buona continuazione e buona serata. Ciao!